Real ha una prestazione impeccabile dal punto di vista difensivo, avete concesso veramente poco agli avversari. Ma più che a livello difensivo, penso a livello di squadra. Sì. Abbiamo fatto una gran partita, abbiamo dato una gran risposta a un po' di critiche e un po' anche magari giustamente, perché non riuscivamo a fare risultato, anche se secondo me le prestazioni a volte non mancavano, però abbiamo raccolto meno di quanto avevamo prodotto, però penso che oggi abbiamo dato una bella risposta. La tua presenza è sempre molto importante nel dare sicurezza alla difesa, ti senti un po' il leader di questa retroguardia? Ma ti ringrazio, ma diciamo che siamo tutti importanti, quindi dal primo all'ultimo facciamo parte di un gruppo, diciamo un po' tutti leader, quindi non è che c'è un leader, due, tre, siamo un po' tutti leader e dobbiamo, chi non lo è deve diventarlo, perché la squadra ne ha bisogno e penso che comunque, come ho detto prima, oggi siamo stati tutti leader in campo. Ci hai fatto un po' tremare alla fine quando sei stato a terra, abbiamo temuto di rivivere l'esperienza di Vicenza, soltanto crampi invece. Sì, niente di che. Arialdo, scusa. Grazie. Avremmo voluto parlare con Galoppini, ma non è possibile. Lui è stato un po' affittato la settimana. Ma voi che avete parlato, che reazioni ha avuto? Galo è sereno, oggi ha dato una gran risposta, ma ce l'aspettavamo. È sereno, sa che la squadra è con lui, siamo tutti insieme, siamo un bel gruppo, oggi abbiamo dato una gran dimostrazione di gruppo, soprattutto di compattezza di gruppo, e penso che questo sia la cosa più importante. Mi pare che per la prima volta si è visto in questa stagione andare a pressare in ogni zona del campo, andare sulle linee di passaggio degli avversari, proprio quel che era forse mancato un po' nelle ultime situazioni. Ma no, l'abbiamo fatto secondo me anche in altre partite, ma oggi sicuramente con più continuità. Il secondo tempo ci siamo un pochino arretrati, però ci può stare, poi comunque siamo anche un po' in emergenza, quindi anche qualche cambio, c'è stato qualche rientro, qualcuno che è arrivato da poco, era magari un po' stanco, però tutti hanno retto e questo è l'importante. Senti, con il tribuno d'onore e il tribuno da stanco, sì. Passati i primi 15 minuti, l'ultimo tempo, poi i primi 15 minuti del secondo tempo, un po' tutti hanno entrato in sospeso. Ma voi l'avvertite questo fatto della pressione all'inizio dei due tempi? Oppure... Ma posso dire che questa cosa è più dalla stampa che da noi. Noi siamo tranquilli, cioè può succedere che prendi gol e poi è una cosa che sinceramente io non voglio più sentire, perché è una roba che ti condiziona la squadra, condiziona i miei compagni. Ma volevo capire se ti condizionava questa cosa. Sì, condiziona, perché è normale che si senti a tutte le parti, decimo minuto, è normale, siamo umani e ci condizioniamo. Poi per questo è una cosa che io non voglio più sentire, perché è una cosa che fa male alla squadra.